Seat, dal canto suo, ha lanciato Cupra, non più solo una versione, ma un vero e proprio marchio nel marchio, che in Svizzera ha portato già al debutto due nuovi modelli. Cupra, che è la massima espressione della sportività di Seat, oggi diventa un marchio. Un marchio che vuole avere un nuovo posizionamento rispetto al marchio Seat e che esprime tutto il coraggio, la passione e la determinazione della nostra casa per i motori e per gli appassionati di motori. Cupra, tra l'altro, poi si presenta già con delle novità importanti, quindi non c'è solo l'annuncio di un marchio, ma si presenta con una vettura sportiva di rilevanza e anche un nuovo SUV. Parlo infatti della e-Racer, che è la prima vettura elettrica di Seat e quindi fa già capire come il marchio Cupra potrà essere il precursore anche di nuove motorizzazioni all'interno del gruppo di Seat. Una vettura che esprime tutta la sportività, quindi con una potenza straordinaria, perché offre già 408 cavalli con delle punte da 680 cavalli, delle accelerazioni straordinarie, passa da 0 a 100 in 3 secondi e 2 e da 0 a 200 in 8 secondi e 2, con un range che permette già di fare delle competizioni. E poi il SUV. Il SUV che per la prima volta permette un'accessibilità ad una vettura altamente performante in questa categoria. E parlo di Cupra Ateca. Cupra Ateca, che nasce con un motore moderno con 300 cavalli e con anche delle opzioni che riguardano il set di guida straordinarie, che permettono di guidare l'automobile su strada, fuori strada, su neve, di avere un set anche individuale, quindi caratterizzando sospensioni, cambio, sterzo, a seconda delle modalità del guidatore, e poi anche per la prima volta la modalità Cupra.